Buongiorno e benvenuti alla terza puntata di Tifosi con Plus, il quiz in collaborazione con Plus 500. Ci troviamo al centro sportivo Bertolotto di Zingonia. Ci hanno raggiunto due nuovi fortunati tifosi nerazzurri. Vittorio, ciao Vittorio. Ciao, buongiorno. Quanti anni hai, da dove vieni e da dove nasce il tifo a Tarantino? Allora, io ho 29 anni, sono di Bergamo, e il tifo me l'ha trasmesso mio papà e sono nato a Tarantino, lui andava in curva e non potevo tifare nessun'altra squadra e la seguo dal 1999, ogni partita, spesso allo stadio e ormai è un amore, non è un tifo, è vita per me l'Atalanta, la mia più grande passione. E c'è una partita che porti nel cuore? Sì, la partita più bella è Atalanta-Roma, è il primo anno di Gasperini, 2016-2017, quando rimontiamo e vinciamo 2-1 con gol di Caldara e poi rigore di Kessié. In quel momento ho capito che poteva essere la svolta per vedere un'Atalanta in Europa, perché fino a quel momento io non l'avevo mai vista e mi sono reso conto che in quel momento potevamo fare grandi cose e poi è andata in quel modo. Bello. E allora i sfidanti di Vittorio, Federico, ciao Federico. Ciao. Da dove vieni, quanti anni hai e come è nata la tua passione per l'Atalanta? Ho 22 anni, vengo da Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, e la mia passione dell'Atalanta è nata soprattutto negli ultimi anni, dalle qualificazioni in Europa League e poi in Champions League, perché penso che sia stato qualcosa che ha unito tutta la città, ci ha fatto sentire orgogliosi di essere bergamaschi e anch'io ne ho preso parte, insomma, e da lì è sempre più passione atalantina e vengo allo stadio. E qual è l'emozione più grande che hai vissuto come tifoso dell'Atalanta? L'emozione più grande è stata forse in trasferta a San Siro in una Inter-Atalanta. Quando abbiamo pareggiato c'è stata l'esplosione di tutto il settore ospite, è stato bellissimo. Ma ora diamo il via alla sfida. Il quiz prevede 4 manche con domande che avranno un punteggio sempre crescente. Vi potete prenotare con il buzzer di fronte a voi. Se sbaglierete la risposta, la palla passerà al vostro sfidante, ok? Tutto chiaro? Sì. Cominciamo con alcune domande di riscaldamento. Ok. Ognuno di loro avrà un punto. A chi è intitolato il centro sportivo dell'Atalanta? Achille Cesare Bortolotti. Bravo. Padre e figlio furono due indimenticabili presidenti dell'Atalanta. Prossima domanda. Chi ha segnato il primo gol in questa stagione di Serie A? Tu, Rafa Torroi. Nella prima giornata di campionato, vittoria dell'Atalanta sul campo della Sampdoria 2-0. Prossima. Chi è stato l'ultimo allenatore atalantino prima di Giampiero Gasperini? Reia. Sì. Subentrò a Colontuono il 4 di marzo di 2015 e rimase sulla panchina nerazzurra fino all'estate del 2016. Quali squadre abbiamo affrontato nel girone della nostra prima Champions League in stagioni 19-20? Manchester City, Dinamo Zagabria e manca una. Posso dirla io? Shakhtar Donetsk. Sì. Una carta Shakhtar. L'Atalanta si qualificò agli ottavi di finale come seconda in classifica con 7 punti dietro al Manchester City. Dopo la prima manche, il punteggio è di 4-0 per Vittorio. Nella seconda manche, il livello delle domande si alza. Avrete 3 opzioni a disposizione e ogni domanda varrà 3 punti. Pronti? Sì. Sì. Contro quale squadra Rafael Toloi ha fatto il suo esordio in nazionale? Lituania,
Estonia o Germania? Lituania. Bravo, era il 31 di maggio di 2021. Lituania, Italia. Lituania, Italia 0-2. Prossima. Quale di questi giocatori è approdato per il primo in nerazzurro? German Dennis, Maxi Morales, Luca Cigarini. Luca Cigarini. Bravo. Cigarini arrivò in nerazzurro per la prima volta nell'estate del 2008, mentre Dennis e Morales arrivano entrambi nel 2011. Prossima domanda. In che posizione si classificò l'Atalanta nella prima stagione con Plus 500 come main sponsor? Seconda, terza, quarta. Quarta? Posso? Sì. Terza. Sì, bravo, terza. Era nella stagione 2020-21, l'Atalanta si classificò terza con 78 punti dietro all'Inter e Milan. Pronti? Okay. Vai. Qual è il record di gol dell'Atalanta in una singola stagione di Serie A? 96, 98, 99. 98. Bravo. Stabilito nelle stagioni di 2019-2020. Arriva alla fine della seconda manche al comando di Vittorio con 13 punti e Federico con 3. Siamo solo a metà. Ci sono ancora tantissimi punti. Dai, Federico. Avanti con il terzo gioco. Ora vi elencherò squadra per squadra le carriere di 3 giocatori atalantini. Potranno essere giocatori della rosa attuale o del passato. Avete 2 tentative a testa e ogni carriera indovinata vi farà guadagnare 5 punti. Se siete sicuri potete rispondere in qualsiasi momento. Maribor, Palermo, Fiorentina, Atalanta. Ilicic. Bravo, Ilicic. Groningen, Atalanta. Cop Minor. No. Deron. No. Atebor. Sì. Questa è dura. Nancy, Valenciennes, Nice, Atalanta, Verona. Tamese. Bravo. Alla fine della terza manche il punteggio è Vittorio 23, Federico 8. Eccoci, arrivati all'ultima manche. Le sorti delle sfide sono già decise, ma ci sono comunque ancora un paio di 10 punti. Davanti a voi avete l'11 titolare dell'Atalanta Bayer Leverkusen. Manca un giocatore. Di chi si tratta? Avete 2 risposte a testa. 3, 2, 1, il foglio. Boga. No. Mele. No. Vi do un aiuto. Ok. Era un centrocampista. Era un centrocampista. E non gioca più qui. Sì, è Freuler. Bravo. Ma vedevo Coppi, cioè c'è prima qualcuno e non si va davanti. Freuler. Ho visto Deron. Ho visto Deron e Coppi, ho detto in mezzo al campo e 2 sarà la punta, invece avessi top 3 quartisti. Vince il terzo episodio del quiz, tifosi con plus.
vittoria, 33-8. Complimenti anche al secondo classificato Federico. Entrambi vi siete dimostrati davvero preparati. Io che non ero preparato. Non è vero, sei stato bravissimo. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima puntata, ciao. Come no?